Cammino della Pedagogia, in questa puntata parliamo dell'educatore domiciliare. L'educativa domiciliare è molto diffusa, soprattutto in Italia, ma anche in Europa, ma comunque è abbastanza diffusa anche a livello internazionale, anche con differenti, programmi differenti, con diverse appunto forme educative più disparate, ma che in realtà anche qui possiamo evidenziare che l'esperienza, il dispositivo dell'educativa appunto domiciliare, dell'educazione domiciliare, è peculiare in Italia e in Europa. In Italia perché c'è proprio la figura appunto dell'educatore specifica per questo. Negli altri paesi, soprattutto nel Regno Unito, Stati Uniti e eccetera, non vi è una figura specifica e spesso si dà anche più, si evidenzia, si dà maggior sostegno solo all'aspetto salutistico, solo all'aspetto medico e non all'aspetto sociale ed educativo. E l'educatore domiciliare, che cosa fa l'educatore domiciliare? L'educatore domiciliare si pone appunto come una figura che è parte integrante di un intervento che viene svolto in sinergia con il territorio, a livello quindi locale. All'interno quindi di questo contesto comunitario, del contesto in cui opera, a livello appunto della cittadinanza e sociale, in cui vive poi la famiglia appunto dell'utente. Perché l'educatore domiciliare che cosa fa? Lavora all'interno di del domicilio, all'interno della casa del proprio utente, per rispondere appunto ai propri bisogni, ai propri desideri, alla propria appunto situazione. Ma attenzione, lavora sì in casa, ma a 360 gradi, quindi nella relazione con la famiglia, con gli amici, nella sua sfera, nella sua vita quotidiana. Non stanno comunque sempre, se vogliamo dirla un po' a terra a terra, l'educatore non sta sempre in casa con l'utente. E il tema infatti della domiciliarità e quindi dell'educatore domiciliare sta in Italia prendendo sempre più piede ed è una novità anche per il nostro paese, soprattutto dagli anni 80 che si è appunto si è diffusa l'educativa domiciliare, e che risulta essere appunto fondamentale anche perché ci sono numerosi vantaggi, potete anche forse intuirlo anche voi, di economicità, di tempo, di anche aspetti, se vogliamo, anche burocratici. Quindi deve essere sostenuta, deve essere implementato questo servizio. E quindi è importante infatti appunto sostenere questo servizio. Ciliare lavora con diverse tipologie di utenze, ma soprattutto ciò che io mi vorrei soffermare oggi, l'educatore domiciliare che lavora con i minori lavora appunto con lui, si impegna con lui, deve instaurare un rapporto di fiducia, di sostegno, di relazione e di comunque di una giusta comprensione, e anche di attivare quell'osservazione e quell'ascolto fondamentale, lo sguardo è fondamentale, ed è nella quale poi si attiva tutto il resto. Le famiglie minori che appunto entrano in contatto con questo servizio utenza viene vista come una risorsa, viene vista come appunto una risorsa nella propria appunto globalità, nel senso appunto globale. Deve essere appunto un accompagnamento positivo, un accrescimento, un valore positivo, deve essere appunto deve
deve essere attivato con meccanismi di resilienza, di empowerment, di cambiamento del proprio contesto sociale, della propria vita, della propria, appunto, per ritrovare il benessere di tutti i membri, appunto, della famiglia, anche parentale. E quindi è fondamentale sia sull'aspetto educativo, sia sull'aspetto psicologico, sia su diversi aspetti anche salutistico. Quindi, perché l'educatore domiciliare non guarda solo l'aspetto ovviamente educativo, ma concorrono anche diversi professionisti, appunto altri professionisti, comunque per, appunto, ritrovare il benessere. Sono importanti tutti anche gli altri aspetti. Importante anche che l'educatore domiciliare si confronti con altri colleghi, abbia appunto sempre un aggiornamento, possa sempre via via attivare quel progetto educativo necessario, cambiarlo anche in itinere e per, appunto, conoscere e per migliorare, appunto, la relazione, migliorare il progetto, e senza avere fretta, senza avere, appunto, una maggior rapidità nel risolvere, ma avere un giusto tempo. Infatti, appunto, il primo contatto, quindi il conoscere, l'ascolto, l'osservazione, il conoscere il caso è fondamentale. Poi via via, appunto, si attiva il progetto, si conosce, si modifica, si cambia, si può appunto rallentare, si può riprendere, eccetera, eccetera. Si può quindi modificare il corso del tempo, ma il primo contatto è la conoscenza della famiglia, la conoscenza dell'utente, e la conoscenza della casa, delle abitudini, è fondamentale. Comunque ritrovate poi tutte le informazioni su tutte le fonti che vi mando qui sotto, quindi potete informarmi e approfondire maggiormente. In particolare, l'educatore che lavora a livello domiciliare con i minori è servizio SAD, appunto servizio di assistenza domiciliare ai minori. E l'obiettivo, appunto, è proprio il miglioramento delle condizioni di vita all'interno del nucleo familiare attraverso, appunto, un progetto educativo, attraverso un percorso che, appunto, porta all'ammiglioramento e alla riduzione della devianza, delle problematiche, delle quindi è questo, appunto, l'obiettivo principale. L'educatore domiciliare che lavora, appunto, nel servizio SAD con i minori deve avere una conoscenza dell'intero, appunto, nucleo familiare del ragazzo, del bambino con appunto il suo problematico, disabilità o delle difficoltà con i genitori o della devianza, e appunto lavora in questo senso con, appunto, il minore, con il ragazzo. Ovviamente questo servizio si può applicare anche con altre tipologie di utenze, come vi dicevo, con gli anziani, con appunto alcune disabilità, con degli adolescenti, con appunto anche dei disturbi mentali, perché no, con altre, appunto, tipologie di utenze. Ovviamente, appunto, con personale, appunto, qualificato, eccetera, eccetera. E questo è un po' le caratteristiche fondamentali del servizio di educatore domiciliare. Se avete delle domande potete commentare qui sotto. Mi ricordo di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale ed attivare la campanella, di seguirmi tutti i social. Io vi ringrazio, alla prossima.